Le espressioni artistiche sono le più variegate, dalla pittura alla scultura, alla ceramica, alla progettazione di case. L'intelletto umano, l'intelligenza dell'essere superiore, ha sempre permesso la creazione di opere di indubbio valore. Dagli antichi Egizi agli Etruschi, a Michelangelo Buonarroti, a Leonardo da Vinci, per giungere ai giorni nostri. L'artista da sempre è eclettico, imprevedibile, anticonformista, ma anche volutamente irrispettoso, perché conscio che le sue opere, soprattutto se non capite, suscitano curiosità e non poche volte scandalo. Ed è proprio da quest'angolo di curiosità che ogni giorno si accerca di modi per proporvi notizie, cerchiamo di proporvi notizie diverse che speriamo possano ulteriormente accrescere in voi telespettatori un'altissima percentuale di perché, di domande da porsi prima di rattristarvi o sorridere. Oggi speriamo di assecondare il desiderio di dimenticare le tante tristezze che circondano questo nostro disastrato mondo, proponendovi una nuova realtà artistica all'insegna della lavorazione della merda. Sì, avete capito bene, ci scusiamo per il linguaggio che può vergognosamente e appare vergognosamente scurrile, maleducato, non adatto al mezzo televisivo e nemmeno al vivere civile, ma l'italiano è d'obbligo, pertanto l'espressione è quella che da qualsiasi vocabolario emerge e viene indicata come escremento umano. Ma oggi noi parleremo di opera d'arte, di opere d'arte realizzate come merda cotta. Non scandalizzatevi, è tutto vero, e dell'omaggio che Portofino fa a Piero Manzoni, lo scultore milanese morto 50 anni fa, diventato famoso nel mondo per la merda di artista. Così da qualche giorno sono in mostra nel piccolo ma internazionale borgo della Riviera di Levante, tanto caro a sceicchi, politici di rango, attricette e nuovi ricchi, sculture realizzate con sterco di mucca, tutte opere di Luca Cipelletti, che a quanto pare sta spopolando anche all'estero, con cilindri, ciotole e piatti tutti rigorosamente nati dall'impasto di escrementi di bovino, paglia e argilla. Se Piero Manzoni con la sua merda d'artista aveva visto battere all'asta le sue opere per oltre 150.000 sterline, chissà cosa accadrà a Cipelletti che è pronto ad invadere il mondo con le sue sculture. Ora con l'aria che tira, con la crisi che non accenna ad affievolirsi, con la disoccupazione che cresce, con la difficoltà delle famiglie di giungere a fine mese, viene proprio da dire, per non perdere e non essere scurrile e maleducati, che siamo nell'arte fino al collo, non solo quella della mucca per intenderci. Ah, dimenticavo, per ammirare le singolari opere d'arte, dopo Portofino, esposizione a Londra e poi in permanenza al Museo della Merda a Castelbosco in provincia di Piacenza.